Si chiama Surf Amo, il progetto presentato nei giorni scorsi all'Università di Sassari dal rettore dell'Ateneo Turritano Attilio Mastino e dal delegato allo sport Piero Cano. Si tratta di una partnership firmata con la società MEC 3 Sport che consentirà di offrire a studenti, docenti e amministrativi l'opportunità di praticare discipline acquatiche quali windsurf, kite o vela, ma non solo. Tra gli obiettivi anche competizioni e nuove realtà sportive, come spiega Giacomo Sanna, responsabile della MEC 3 Sport. Sì, noi abbiamo principalmente tre obiettivi. Il primo è quello chiaramente di avvicinare il mondo universitario, quindi studenti, corpo docente e amministrativo al mondo del surf e della vela, quindi surf, windsurf, kitesurf, SUP e vela con le varie specifiche. E il secondo obiettivo è quello di avviare una coppa universitaria, quindi l'UNESCAP per il 2014, quindi sfruttando gli eventi del Consorzio del Vento, e l'obiettivo ai 5 anni è quello di creare una squadra di agonisti che vada a competere a livello nazionale nelle varie discipline. A rappresentare l'iniziativa è stata scelta Roberta Piras, un'atleta e al contempo studentessa universitaria al primo anno di Scienze Naturali, da giugno 2013 campionessa italiana windsurf categoria race board. Sì, sono molto contenta di questo progetto nato tra l'università e il mondo del windsurf e spero che questo dia la possibilità a molte persone, soprattutto molti ragazzi, di avvicinarsi al nostro sport, che è un bellissimo sport, sempre a contatto col mare, 365 giorni all'anno. Presente all'incontro anche il comandante della scuola sottufficiali della Marina Militare alla Maddalena, Claudio Gabrini, e Stefano Pisciotto del Porto Liscia Club, in rappresentanza delle tante associazioni che hanno aderito al progetto.